c'è quel rapporto 80-20 nel termine Juve. Allora invece vedo una ferocia agonistica da grande squadra, perché le grandi squadre riescono a trovare, e io in questo ci vedo l'internazionalizzazione della Fiorentina, cioè gente come Borja Valero, come Pizarro, come Roncaglia, come Mato Fernandez, ha portato del loro. Loro per loro la Fiorentina e Juventus per loro è una partita. Le altre. E oggi te vedi questa determinazione riespressa in campo, se ci pensi sono più questi, e questo è un dato importante, che vuol dire che la Fiorentina è cresciuta. Io oggi ero molto preoccupato di questa partita, proprio perché temevo che la voglia di andare sulla Juve avesse... È da domenica che lo sostiene di Montella. Montella è tutta la settimana ti dice pensiamo a Parma e basta. Quale allenatore non avrebbe detto pensiamo a Parma? Però lo devi vedere in campo. Ma si tratta di giocatori di esperienza. Giallo a Pizarro secondo me non c'era. Secondo me aveva preso la palla, tra l'altro. Sono giocatori di esperienza, per loro la partita con la Juve è come un'altra cosa. Voi eravate sereni, mi fa piacere. Che non sono giocatori che militano da una vita nella Fiorentina e che hanno respirato l'ambiente che si respira a Firenze in attesa della Juve. Questi sono professionisti. Giusto, Giallo, sì. Io la penso come Luca invece, assolutamente. Anzi, vi dirò di più, che questa era la seconda riprova, io c'erano le punti avevo la penso come Luca, però ero in un certo voi temevate che questa squadra se la facesse addosso, perché c'è Lucarelli che è andato troppo alla Juve. Calcio di punizione, scusate, ma io ho fatto il corso di Coverciano, temevo che la Fiorentina fosse già con la testa alla Juve, e nel calcio di oggi, se te non vivi una partita con intensità assoluta, anche se giochi una squadra di Lega Pro, ma per forza invece sono entrati in campo il Parma, l'ha toccata ora la palla e siamo è ora che comincia a giocare. I primi 30 minuti non gli la Juve pensa solo a martedì, non pensa al Chievo di stasera. Del DNA dei singoli giocatori, della loro esperienza, della loro... Borja Valero è stata anche un nazionale spagnolo. Sei contento, no? Se finisce così tutto bene. Nazionale non so quante volte nel Cilo. Insomma, tutta una squadra esperta, che quindi non è che si fa impressionare dal valore della prossima gara che c'è da affrontare, secondo me. Poi sbaglierò. Raff. No, io torno a ripetere che i meriti sono soprattutto di Montella, che da tutta la settimana, visto com'era l'ambiente, perché ti giuro, c'erano dei tifosi che non sapevano che oggi la Fiorentina giocava normale, a Parma, normale, mentre normale. Sanno tutto di martedì, tutto eccetera eccetera. Montella tutta è così anche a Torino, è così anche a Torino, stasera del Chievo non gliene frega niente. Parma. E a me, caro Luca, non mi ha sorpreso per niente la partenza della Fiorentina. La Fiorentina, questa è la quarta partita di campionato, ha sempre giocato così, perché ti sorprende una partenza della Fiorentina? Perché il Parma era, credo, è stata soltanto più fortunata delle altre volte, perché ha trovato il gol con Roncaglia e Lucarelli ha colpito il palo. Però non mi meraviglia per niente come sta giocando la Fiorentina. Lucarelli, Borja Valero, Scintille, Lucarelli è inferocito. La terra forse gli ha... No, gli ha detto qualcosa. Mamma mia com'è arrabbiato Lucarelli. E non c'è stato neanche uno scontro, niente. No, c'è stato qualche scontro dialettico. No, gli ha detto qualcosa in spagnolo. Qualcosa si sono detti, sì. Credo che sia così, che ci sia bisogno di avere questo tipo di reattività. A proposito, Luca, Mario, insomma, lo studio, dopo la punizione una domanda per quello che riguarda la querelle della settimana che ha caratterizzato il Parma, tra Ghirardi e il suo ex addetto stampa. Tom? Sì, parte, dovrebbe essere ancora Mati Fernandez, anche se molto distante, forse potrebbe essere anche Quadrado questa volta a battere. Fernandez parte con il destro, siamo praticamente sull'out di destra, cross nel mezzo, palla dentro, ottima! Palo. Salva ancora su Roncaglia, Mirante. Poteva essere il 2-0, è andato un po' morbido, forse non ho capito bene Roncaglia. La dinamica palo pieno. Pareggiata anche. Questo è forte. Questo è decisamente forte. Palo pieno. Meglio di Nagatomo, io te lo voglio dire.
Nagatomo volevo segnalare, volevo sapere se Mirante nel giro della nazionale. No. No, oddio, potrebbe arrivare anche lì, visto che... Oddio. Palla ancora di Mati Fernandez, le batte tutte lui, le punizioni, compreso gli angoli, palla dentro, bello anche questo, Tomovic goal. Di testa, mamma anticipato. Dentro angolo. No, questo angolo. Fatto che paletta anticipato Mati Tomovic. Fernandez batta tutte le punizioni, andando normale. Preferito a Pizzarro, a Borja. No, di solito le batte gli Aic, non c'è gli Aic, le fa... Quindi... E poi non c'è nemmeno Pasquale se quando... Poi alza ma la mano. Anche nella nazionale cilena le batte. C'è un gran piede, Stiamo parlando di un giocatore, quando arrivò al Villarreal era considerato un erede di Ronaldinho. Se per quello, in televisione le partite non si vedono benissimo, ecco, quindi lo premetto, poi non è che mi arrogo il diritto di essere... Ora batte l'angolo, poi dico quello che sì, penso. Ancora sempre lui... Mati Fernandez, palla dentro, solito destro, buono, teso, coi pugni Mirante, poi Pizarro, gran numero, no, mette a sedere un giocatore al limite, apre per Seferovic che di testa prova a toccare per Roncaglia, ma era fuori gioco. Luca Calamai comunque ha dato prima la fotografia di Seferovic, la Fiorentina sta giocando in 10 e sta vincendo, pensate un po'. No, stavo dicendo di Mati Fernandez, che per quello che riesco a vedere in televisione, se lui riesce a fare l'interno di centrocampo come sta facendo ora... Allora è un elemento in più, è un valore in più, perché se lui non riesce tatticamente a reggere quel ruolo, poi lui ha qualità straordinarie anche nella corsa, perché mi dicevano che è un giocatore poco tattico. Di questo Luca. Mati Fernandez è uno che gli piace tagliare il campo, gli piace andare dove lo porta il cuore, si suol dire.